Siamo? Penso. Ciao bro. Ehi bro, com'è? Ciao bro, oggi ho una sorpresa per te. Ah, una bella sorpresa. Brividi. Che brilla. Ciao a tutti ragazzi, sono Aide, come vedete, torno con un nuovo video e oggi insieme a Jack, perché Jack devo... Sì, è una sfida. Devo sfidare, cioè dovevo sfidarti. Sì, per forza. Conosci gli Arcade Cubes? Non li ho sentiti qualche volta. Li sentiti nominare? Sì, ogni tanto. Sono dei cubi. Sono un prodotto nuovo. Allora, ti faccio vedere. Fammi via, Odi. Brivido. Quattro cubi, sono quattro cubi, che li conosci? Figo, sì. Tetris, Snake, Pac-Man e Space Invaders. Bravissimo. Ti spiego cosa andremo a fare. Sì, tra l'altro la scatolina è fighissima. Figa, vero? Facciamo un botto. È una delle mie scatoline preferite. Fighi. Jack, ti spiego la sfida di oggi. Sì. Dovrai, banalmente, risolverne uno. Figo. Voglio Pac-Man. Stavo per dirti, scegliene uno. No, Pac-Man è il più figo di tutti. Ok, vuoi Pac-Man. Il mio preferito è Tetris, per dirti. Però è troppo difficile, cioè è molto più difficile da fare. Quindi... quello. Cioè, che poi è scombinato. Cioè, sembra scombinato. Sì, ma in realtà ha una logica ben precisa. Cioè non è a caso, okay. Chiaramente questa... Anche Snake mi sembra stra difficile. Snake confonde più che altro. Ah, ok. Confonde. Cioè il più difficile è Tetris. Snake secondo. Pac-Man e Space Invaders siamo lì. Io voglio Pac-Man. Vuoi è troppo Pac-Man. Bello. Va bene, allora buttiamo via gli altri. Che figo. Pac-Man. È. Devi risolvere, te lo scombino e vediamo in quanto tempo lo risolvi. Sì, ti do qualche consiglio. Sì. Così fai conto che hai scelto un cubo che comunque rispecchia più o meno i colori normali del cubo. Perché vedi? Sì, giallo, rosso. C'è rosso, dietro c'è l'arancione, poi c'è verde con dietro il blu. Cosa azzurro. E c'è il giallo, il bianco sarebbe il rosa. Ho capito. Okay? Ok. Quindi se tu di solito parti dal bianco. Potrei partire dal rosa. Potresti. Oppure da Pac-Man. Forse io partirei da Pac-Man. Parti da Pac-Man. Non lo so. Vedi tu. Decidi tu come gestire. Poi il resto del cubo più o meno è uguale. Cioè devi seguire i colori e vedrai che ricreerai. Vai. Non vedo l'ora. Sei pronto? Non ho mai fatto un cubo, diciamo. Non di Rubik. Speciale tipo. Sì. Cioè già così non capisco. Quindi l'importante è che tu riesca ad arrivare con tutti i colori ben distinti, tutti i fantasmini ben distinti. Quindi aspetta, faccio vedere il timer. Ok. Spezzonalo un po'. Sì, vado. Ti dico io il via, 3, 2, 1, partita. Aspetta, è già a fuoco, no? Sì. Partito, lo metto qua. Quindi potrei fare così. Potrei fare così. Esatto. E poi qua. Stai già capendo. Questo è Pac-Man, giusto? Sì, tu appena vedi un po' il colore, basta che ci sia quel colore. Sì, è Pac-Man. Esatto. Ok, e adesso qua è un po' un casino. Sì. Perché devo iniziare a fare la sexy move creando Pac-Man. Intanto però, occhio. Ah sì, no, infatti sì, ci sta, vai. Calcola però che devi farlo bene quel Pac-Man. Infatti. Cioè deve non essere con questi, sai risolvere il cubo, quindi te ne questo non è solo. Pac-Man? Sì. No. No. Non pensare al centro per ora. Come Beh, ti dicevo. Oddio, cosa manca? Cioè, se vedi sono un po' strani. Sì, sono un po' strani. È un po' deformato come Pac-Man. Non capisco, non mi ricordo com'era. Posso aiutare con gli altri? Con i colori. Cioè ad esempio tu sai che qua ci va il giallo. Però sai anche che deve essere il giallo che ha il verde e il rosso. Capito? Sai che è quello. Non ci avevo pensato, bro. Capito, bro? Cacchio, non ci avevo proprio pensato. Questo quindi arancione e azzurro. Questo così. Bellissimo, hai già capito. Bam. Hai fatto il Pac-Man. Ok, ora è qua un casino. Ora devi un po'. Bam. Stai volando, bro. Sto non volando. Devo dire niente, stai volando. No, ho imparato dal migliore. Ci mancherebbe. Allora, però questo è come se fosse il giallo, quindi. Il bianco sarebbe nella mia testa, però sì, è come se quando fosse tu il risolvi il giallo. Sì. Quindi questo è già sbagliato. C'è qualcosa. Boh, vedremo dopo. E guardi dopo. Quindi verde di qua. Esattamente. Sì, ok, quindi ora. Sei una macchina da guerra. Utilizzando questa come croce gialla, questa diventa una croce gialla. Esatto. Questo è così, quindi io devo tenerli così. No, bro. No, ho fatto un macello, aspetta. Andava tutto così bene. No. Aspetta, no, non è irrisolvibile. Devi rimettere a posto un po' di roba. Sì. Hai scombinato un po' di roba. Lo so, bro. La vita è un po' così a volte. Porca di quella però, schifosa. Perché ora hai questo pezzo. Sì, ho capito. Arancione, quindi qua. Che diventa verde. Così, poi strati fatti. Torniamo con croce gialla. Ora sistemiamo. Con calma. Questo e questo sono sbagliati. Quindi questo e questi due sono giusti. Quindi R-U-R-U-R-U-U-R. giusto. Okay, ora sei. Devo trovarne uno giusto, ovvero questo. Non fa niente questo algoritmo. Occhio, in realtà fa.
Guarda bene. Sì, perché tu stai mettendo i pezzi, gli angoli nei pezzi giusto? Giusti. Giusto, cioè i colori sono quelli giusti. Ok, quindi ora devo partire così. Ora devi fare quel procedimento che sai bene. No, merda, schifosa. Sì. Devo rifare da capo. Ah, devi aggiustare un po' di roba. Jack è in difficoltà. Molta. Molta difficoltà. E intanto risolvo Snake, allora. Bravo. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato, tutti sbagliati. Quando uno è giusto devo farlo finché tutti non diventano giusti, giusto? Direi proprio di sì. Diresti proprio di sì? Sì. Bro, ma scusa, come può essere che ora questa parte qua di Pac-Man sia uscita? Beh. Allora, ritorniamo alla... Gialla, puoi chiamarla come vuoi. Fruruf. E hai la croce. E ho la croce. Se faccio così, è sbagliata di qua, è giusta così. Quindi io devo tenerla così, e ora è giusta dappertutto. Ed è giusta dappertutto, esatto. Devo trovare un angolo giusto, che non c'è per ora, e fare qua finché non va. Ci sei. Sono tutti a posto. Ok. Ora. Adesso però devi girare quelli. E aspetta a iniziare qua. Non dovevi tenere il cubo così, finché non è messo nel posto giusto. No, ora non è così, sei tornato indietro. No, non è così, bro. Come no? Ora questo è messo giusto, no? Ora se tu sposti questo, vai. Ecco. No! Ce l'abbiamo fatta! 15 minuti, però confonde. No, confonde il disastro. Confonde. Ora, in realtà, per i più precisi, sì, dobbiamo essere proprio pignoli. Sì. Se tu guardi, ad esempio, gli occhi di queste tre. Ah, è vero. Non sono corretti. Facciamo vedere a tutti. Vedi, tipo questo qua rosa è un po'. Cioè, ha l'occhio storto. Ah, sì, no, è vero, è storto. Come si fa? Ci sono degli algoritmi che non ti sto a complicare la vita, però. Sì. Comunque, il concetto, cioè, l'hai fatta, vedi, mi sono tutti fantasmi. Sì, è pulitissimo. Bravo, Jack. Grazie, bro. Però, come voglio vederlo finito? Come si vuoi fa? Vuoi vederlo finito? Allora ti faccio subito. Questo ha gli occhi giusti, questo ha gli occhi sbagliati, questo ha gli occhi storti. Ad esempio, quest'occhio deve essere girato. Deve essere di due, perché deve essere girato così e così ancora. Quindi qua io uso la T-perm due volte. Porco cane. Quando lo fai, vedi? Sistemato. Ok. Ad esempio, questo deve finire qua. Sì. Vedi? Quindi deve fare una rotazione in senso anti-orario. Per farlo, io faccio questa cosa, che è l'algoritmo che sposta gli spigoli. Ok. Se tu lo ripeti tre volte, ti va a girare in senso orario, anti-orario, in base a dove lo applichi, quello centrale. È probabilmente follia. Ci sono anche altri algoritmi per farlo, è ma non è piace questo. Però okay, vedi, sono andato a... hai scombustato l'azzurro. Ma non fa niente, perché si arriva sempre a questo caso, dove sì, ci sono due, vedi, adiacenti, sì, che sono messi male. Quando tu fai questo algoritmo, scombini sempre quello che c'è sopra. Ok, quindi... Quindi io a questo punto, quando faccio girare questo... In senso anti-orario, giusto? Oh, ah, però no, l'ho girato ancora al contrario, sono un coglione. Scusa. Aspetta. Quindi io faccio quello che ho fatto all'inizio. Sì. Che non va a scombinare niente nel cubo, se non aggiustare questo. E ora sono tutti giusti. Pazzesco. Capito? Devi un attimo ragionartela questo, pazzesco, però... Bellissimo. Beh, comunque questo è il mio preferito. Ma come è il tuo preferito? Sì, troppo. Mi sta molto, molto figo, effettivamente. Troppo. Grande Id. Grande te, Jack, è stato un piacere. Sei divertito? Sì, alla grande. Ci stava, ci stava. Quando mi schiavizzi per fare rompicapo, cosa si prova? Esatto, ti capisco. No, Jack, sono contento che ti sia piaciuto, che ti siano piaciuti i vari cubi. Vabbè, loro sanno che sono disponibili ad store, link in descrizione. E basta. Ci vediamo con un prossimo cubo, Jack. Prossima volta ti faccio risolvere Tetris. Credo così proprio impastisci di no. Esatto. Ciao, ragazzi.